Sono le 5 e 14 minuti. Oggi, domenica 10 giugno, dopo una tranquilla vigilia elettorale, si vota in tutta Italia. Gli italiani che si recheranno alle urne nelle 76.466 sezioni elettorali per eleggere i 630 deputati e i 315 senatori saranno 42.223.813. Si presume una discreta affluenza alle urne di lavoratori italiani residenti all'estero. Sono stati perciò predisposti dalle Ferrovie dello Stato treni speciali. Anche la nostra compagnia di bandiera ha istituito voli straordinari per permettere ai nostri emigranti di raggiungere le rispettive sedi elettorali ed esercitare il loro diritto al voto. I seggi, nella giornata di oggi, domenica, saranno aperti dalle 7 alle 22. Domani, lunedì, riapriranno alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 14. Si prevede un'alta percentuale di votanti, nonostante il tempo si mantenga instabile e perturbato su tutta la penisola. A partire dalle ore 10, i nostri notiziari vi terranno informati sulle prime percentuali di votanti, regione per regione, a mano che ci perverranno i dispacci d'agenzia. Ci colleghiamo adesso con la nostra redazione di Milano per trasmettere un servizio del nostro corrispondente sul ritrovamento in zona Galbiate di un deposito clandestino di... Pasquale, geh dich waschen. Besser baden, da du ja bis nach Madeira musst. Ich möchte, dass sie sehen, dass du dich mit dir verändert hast. Ich mache dir inzwischen ein üppiges Frühstück, dass du bis nach Madeira durchhältst. Pasquale, sag deinen Verwandten, dass ich leider nicht mitkommen kann, aber es gibt so viel Arbeit im Büro und da kann ich nicht weg. Verstanden? Pasquale, können wir dir drei Hemden zum Wechseln? Thank you.
Pasquale, Frühstück steht am Tisch. Zeit vergeht, desto mehr liebe ich dich. Wer weiß warum. Wer weiß, was du in Madeira wieder zu essen bekommst. Arme Pasquale. Votami bene, Pasquale, mi raccomando. E certamente che quella vota bene. Quella la moglie la lascia qua. Se vado io invece, la moglie la trovo. Oh! Beh, adesso che sono in Italia. Grazie a lui, sì. Di Dio, fermati! Ma scusa, Furio, ma che cosa ho fatto? No, non si dispongono i bagagli dentro una macchina così. Tesoro, quando compi queste operazioni devi sempre tener presente di dover comporre un mosaico. Ogni cosa deve combaciare con l'altra. Deve essere come un puzzle, né più e né meno. Su, bambini, salite. Venite qua. Anton Giulio, vai al posto di Anton Luca. E te, Anton Luca, vai al posto di Anton Giulio. Perché c'è un leggero squilibrio. Questo è già un assestamento più accettabile. D'altro canto, la perfezione appartiene solo a Dio, per carità. Senti, tesoro, allora, vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino. Sì. Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino? Luciano. La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto l'altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. D'accordo? Sì. Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso? Ma a cosa serve il binocolo? Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesaggisticamente è una favola. Papà, papà, l'ho preso io. Bravo, 8 ad Anton Giulio e 5 alla mamma. Povera mamma, sto scherzando, ci mancherebbe altro. Manca un minuto alle 7:30, quasi quasi l'impiego per richiamare Laci, d'accordo? Tu mi aspetti qua. Laci? Laci, un momento. Magda, tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 917655/UTI, come Udine Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione. D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Alla cagher. Pronto? Pronto? ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. Magda, scusa, ma che hai lasciato i bambini solo in macchina? Scusami, Furio, ma è proprio necessario che devo venire anch'io con voi a Roma? Scusa, Magda, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? No, ma
Mi riposo un po', sto un po' sola. E poi voi state più larghi in macchina, eh? Ma a me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. A parte il fatto che daresti un pessimo esempio ai bambini che sanno benissimo che andiamo a compiere il nostro dovere di cittadini italiani. Ma poi spieghiamo una cosa. Di che ti devi riposare? No, spiegamelo. Spiegamelo. No, di niente. Scusami. Scusa, Magda, dove stai andando? A spegnere lo scaldabagno. Ma come? Ma avevi detto di aver fatto tutto. Allora sei un po' bugiardella. Io vado giù dai bambini. Quando esci, chiudi con le mandate, va bene? Sbrigati che sono le 7:32. Non ce la faccio più! Non ce la faccio! Scusi, che ha visto? Una vecchia? Una vecchia? Sì, cioè una signora un po' anziana. Ah, sì, con un ufficiale. Sì, infatti quello è mio zio. E un'altra signora? Sì, infatti quello è mio zio. C'è la moglie di mio zio, la sorella di mia madre. Sì, la sera qui all'ombra. E dove sta all'ombra? Ah, non so, due ore fa c'era il sole, stava qui, adesso si sarà spostata. Ma chi si è spostato, all'ombra o mia nonna? Tutti e due, si è spostati tutti e due. Insieme? A fare, Mingo. Ehi, Romano! Mannaggia. Scusi, c'è ragione, scusi. Scusi, io già mi stavo un po' a scordare. E questo cosa c'è? Questo serve per chi va in giù, al sud? Dov'è che l'ha preso? No, guardi, non ci si metta pure lei perché a me già la testa mi scoppia. Perché se dovessi raccontare tutto quello che mi è successo mi ci vorrebbero due ore. Va bene, mi non so niente. Comunque sono 12.000 lire. 12.000 lire? Naturale, deve pagare da Roma. Mazz. E sono 12.000 lire. Non ci prova, eh? Mannaggia. Un minuto! Muovite! Che no, cazzo, siete alle 7 mesi. Zitti, zitti, fatemi la cortesia, non ve ci mettete pure voi perché io già ho la testa con un pallone. Ciao, Mimmo. Ciao, zia. Ma che succede? Non me ne parla. Ciao, nonna. In che senso? A quest'ora si arriva? Allora, a quest'ora si arriva, a quest'ora si saluta, a quest'ora te ne vai a votare col teno, va bene? Arrivederci e grazie. Ma dai, Mimmo, non fare il bambino. Mimmo, te ordino di non assumere certi atteggiamenti. Ma siete voi che c'hai da atteggiamenti, quello te ordino, quella me dai schiaffi. Oh, ma io sono partito a mezzanotte da Roma per venirla a prendere, eh? Che poi non ve dico, fra abbaglianti, e il sudore in mezzo alle gambe, la nebbia, stava a diventare scemo. Che poi mi sono sbagliato, Verona con Vicenza. Ma come? E che me è rimasto impressa, no? L'arena di Vicenza, no? E Stania di Vicenza mi ha fatto... Oh, ma perché voi mi sbagliate mai? Mai vi sbagliate voi? Sbagliano, sbagliano. A voglia si sbagliano, quello si sbaglia sempre. Quest'altra ha sbagliato a sposarsi lui. E io mi se sbaglio sempre a venire tutti i danni qui da loro che me lo poni i coglioni, hai capito? Mamma Teresa, che proibisco di dar certi giudizi. E poi, dico, smettemola. Carichevo i bagagli e fermo la finita. No, un minuto. Se prima no, non mi chiede scusi, non parto, va bene? Dai su, Mimmo, fate pace. No! Porca puttana d'Uneva! Ma siccome quello non vede l'ora di mandarmi via, hai capito? E a me non manderebbe da chiedere scusa proprio a nessuno. Ma voglio andare a Roma, voglio andare a votare per i comunisti perché lui l'hanno la caccia via! Vieni qua, Mimmo, vieni. Vieni da nonna tua, vieni. Sì, ma non fa scherzi, va bene? Andiamo. Sapessi quanto mi ha fatto stampena! Ma in pena di che? So grande! Ma perché? Con gli occhi si sta in pena! Beh, mo sto qua, basta! Bello no? Di nonna! Ma vedete su! Mimmo, guarda! Qui ci sono tutte le medicine. Qui ci sta scritto tutto quello che deve prendere, le ore e le dosi. Il teparil e il pentachef, sì, già l'ha presi. Alle 10 gli dai il derinal per la circolazione. Alle 10:30 gli dai il cardizon per tenergli il cuore.
Poi mi raccomando, prima del pasto, che deve essere molto leggero e tutto in bianco, un cucchiaino di Eparen. Dopo mangiate, no, invece... fermate, guarda che a me già mi sta scoppiata adesso, zia, fermate, sennò veramente faccio carte 48, Dai, nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni. Dai, monta. Io non parto. Cosa? Non parte? E se tiro davanti, non lo voglio! Perché io voglio stare dietro, che mi fanno male le gambe! Io le devo stenni! E togliamo il sedile! Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ci vuole? Ma che stai a scherzare? Leviamo il sedile e femmola contenta! Mannaggia, mo basta, sempre io con sto problema di ste gambe! Io non ce la faccio più! E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe! Io gli toglierei quei gambe! Potevi mettere prima ste calze elastiche? Proprio mo, in mezzo alla strada? Ma stamattina il colonnello mi ha detto mettete le calze. Ma io gli ho risposto un pezzo per te. Mamma, le gambe mi dolono, non ne faccio più, mi si gonfiano. Allora vabbè, dimmi dove stanno ste calze. Dentro la borsa nera c'è pure il buono d'arco. Il buono d'arco? E si non mica entrino. Mettiamo queste calze elastiche col bolo d'acqua. Ma dove si deve mettere sto bolo d'acqua? Sui gambe o sui calzi? Su tutte e due. Ah, alla forza, no. Aia, Mimmo, c'è il pisello, ma che cavolo fai? Oh, sta buona l'attimo, dai, nonna. Dai, forza, che mo piano piano ci proviamo, Che? Che? Dai, sta ferma! Dai, sta ferma! Oddio, mi hai sollevato! E stiamo su, dai! State ferma! Dai, stiamo a ferire di... E stiamo a ferire di, come dai? Aiuto! Basta! Oddio! Oddio, sta buono! Oddio, 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 per carità! Sta buono! Che? Oddio! Oh! Oddio, sta buono, sta buono! Fammela la mano! Fammela la mano! Fammela la mano! Alza la gamba! Alza il sedere! Ma che me lo fa addosso! Alza lei! Alza! Au! Ho fatto! No! Vengo coccolone che sei! Ma che te ne che sto così? Sei credita che te la faccio tutto! Ma stai a scherzare? Ma sei proprio mio colone! E che ne so, c'è 2000 medicine, c'hai! Uè! Vai, si fa aspettare! A Medrano va a votare a Matera. È molto tempo che manca dall'Italia. C'è mica niente da dichiarare? Per me può anche andare. A Medrano! Hai fatto la foto che sei peggiorato! Binario! Triste solitario! Via col treno dell'amore la giovinezza mia. Ho
Odo ancora lo stringere del freno, ora vedo allontanarsi il treno con lei. Allontanarsi il freno con lei. Collirio, allora andò sta sto collirio. Non mi risponde con quel tono, capito? Io c'ho il riverbero nell'occhi e sta nel sacchetto delle medicine. Non sta le medicine. Non sta, starà qua, prima zia mi ha dato. Io ne vedo. Oddio nonna, mica l'avremo lasciata a Vicenza. A Verona. A Verona, scusa. Ah, e vorrà lì che ne faremo a meno. E che vuoi fare? No, non ci prova per niente, non ne fa ma meno per niente, va bene? Meno male che mi sono tenuto sta lista, aspetta un attimo, faccio subito. Oddio, scusi. Oddio, ma pure convulsioni. Oh, vattene, e vattene, vattene. Non ci prova, eh. Nonna, 39.000 lire, te dico solo questo. Eh? Oddio, nonna! Che c'hai? Indovina dove stava il sacchetto delle medicine! Dove? Qua sopra! E mo? E mo prova a farmi rimborsare! E provaci un po'! Mannaggia! Aspetta, eh! Chi è? Nonna! Nonna! M'hanno fatto un buono! Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo. Shhh. Famigliola, un attimo di silenzio, è arrivato il momento della prima busta. Allora, vediamo un po' cosa ha scritto ieri sera il papà prima di partire. Ritengo che il primo rifornimento sarà effettuato dopo chilometri 260, grosso modo all'altezza di Modena Nord tra le 10.35 e le 10.42. Che ore sono, Magda? 20 alle 11. No, dilla bene. 10 e 40. Prego controllare, eh? Buongiorno. Buenos dias. Allora, un bel pienone di benzina. Sì. Un bel controllino all'olio, batterie, olio freni. Ah, senta, le chiedo una grandissima cortesia. Quando vi mette la benzina, stia attenta a non far fuoriuscire il liquido, mi raccomando, eh? Su, andiamo, bambini. Magda, dove state andando? Ben, porto i bambini al gabinetto. Ma allora io parlo al vento. Perché?
Allora te lo ripeto per l'850esima volta. I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo, d'accordo? Anton Luca e Anton Giulio, papà vi chiede un grandissimo favore. Tra 20 minuti, 22, 23 al massimo, vi garantisco che giungeremo in una bella e ampia piazzola dove potrete fare con tutta calma i vostri bisognini. Se papà vi chiede questa cortesia, glielo fate questo regalo a papà? Sì, 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 ce la facciamo! Ce la facciamo! Forza allora, dai! Avanti, in macchina! Forza, forza! Magda? Sì. Dove ti stai dirigendo? Ma anch'io devo fare i miei bisognini nella piazzuola. Vai, vai. Non sarò certo io a trattenerti con le catene, vai. Se vuoi andare incontro alla salmonellosi, la troverai là con una mano tesa. Vai, vai. Magda, almeno usa questo. Scusa. Ma cosa l'è? Un copritavoletta sterilizzato, perlomeno cerchiamo di rendere la vita difficile ai bacilli, no? Dai. Tanti auguri. E in bocca al vibrione. Oh, signor. Che te devo dire? Tutto a posto. Mi fido di lei, eh? Per l'amor di Dio, faccia piano. Sono 38.500 lire. Ah, benissimo. Assente, se lei mi permette, prendo una scheda carburante sulla quale le dovrebbe apporre un suo timbro, va bene? Perché non si tratta della normale scheda carburante in dotazione a tutti i contribuenti dell'IVA. Questa è una scheda carburante speciale che viene data a noi funzionari che andiamo in trasferta. E dà esattamente un doppio vantaggio. Ma dove si sarà cacciata? Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Ci sono stati gli spiriti, è l'unica spiegazione questa. Forza, abbassate le sicure. Forza, non aprite a nessuno, eh? Io vi lascio un filino d'aria, eh? Come per i cani. Io vado dalla mamma a sentire di questa scheda carburante. Ah, senta, lei mi dovrebbe fare una cortesia. Se intanto volesse vedere un po' la pressione delle gomme, 1,6 davanti e 1,8 dietro, così guadagniamo tempo tutte e due, va bene? Va bene. Aprite, bambini. Aprite, devo spostare la macchina per controllare la pressione delle gomme. Ma aprite, dai! Scusi. Magda? Magda? No, Maria. Scusi. Magda? 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 Sì. Magda, è successa una cosa che ha del paranormale. Nel portadocumenti non c'è più la scheda carburante. Furio, l'avremo lasciata a casa. L'avremo? L'hai lasciata a casa? Scusa Magda, nella tua borsa ci deve essere tutta la lista dei documenti da portare per il viaggio che ti ho fatto ieri sera. Me la puoi favorire un attimino? Ecco qua, al numero 22 c'è l'intero elenco dei documenti da portare, tra cui alla lettera C c'è scritto chiaro e tondo: carta carburante. Scusa? Accettate le scuse, va bene? Allora, ti aspettiamo di fuori, fai presto, Magda. 1, 2, 3, dai! 1, 2, 3, ancora 1, 2, 3, tira! Ma per l'amor di Dio, ma cosa stanno facendo? Fermatevi! Mi spianchiate le sospensioni! Fermatevi! Giù le mani! Fermi! Un bicchiere d'acqua, per favore. Minerale? No, semplice. Grazie. Sei andata al bar di nascosto? Ma mi vuoi spiegare che necessità c'era se ci siamo appositamente portati dietro i termos? Ma Furio, io ho preso una pasticca. Ancora psicofarmaci? Magda, io ho l'impressione che tu ne stia abusando un po' troppo, eh? Magda, tu ti stai rovinando, eh? Magda, tu non ti vuoi bene e questo è un elemento di grandissimo dispiacere per me. Grandissimo proprio. Comunque sia, per tagliare corto, bisogna andare in macchina a cambiare Anton Luca che si è fatto la pipì addosso. Ma come? Ma non doveva resistere fino alla piazzola? Ce l'avrebbe sicuramente fatta. Se io non mi fossi dovuto assentare per venirti a chiedere questa famigerata carta carburante.
E così qua nel gumi l'hanno sbatacchiato nella macchina sollecitandogli la vescica. Andiamo, forza, dai, muoviti! Dann geh mal durch, nicht? Das ist auch der Witz. All'Italia centrale. Passiamo all'Italia meridionale. In Campania, alle ore 9:30, la percentuale dei votanti è stata del 21,5%. Lucania. Da un primo controllo ci è pervenuto soltanto il risultato della provincia di Matera. Ich kann mir vorstellen, er hatte verdammt Schwierigkeiten. Hört mal alle zu. Das war für mich. Da hat er die Schere hier in die Hand genommen und hat die Spaghetti abgeschnitten in die Haare. Ja, richtig zick, zick, zick. Das ist doch wunderbar.
Ci hanno fregato le borchie? Lo fanno. Detto zia che è 11 toccava iniezione, oh! Sì, te è stata, furba! Perché mo mi venite a dire che queste medicine non esistono, i pasticchi, i sciroppi, i supposti! Che io volevi mettere la suppostina, nonna! Ah no, quella da mettevi da sola, che schifo, nonna! Oddio! Oddio, nonna, mi brucia! Oddio, non è che mi metto in circolazione pure a me sta cosa? Scusi, ma lei proprio qua deve guardare? Perché si può guardare? Sono sul terreno mio e guardo finché mi fa. Ah sì? Allora questo è il sedere di mia nonna e lei non può guardare dove gli pare, va bene? Questo è il sedere di una vecchia. Oh! È culo, ho già detto. Sono la comoda, monto sopra la pianta e così lo guardo meglio. Ah sì? Vabbè, allora il sipario si chiude. Va bene? E dai, Mimmo, fammi questa iniezione, io non gliela faccio più, mi fanno male i reni! E poi sai che ti dico, per sedere da vecchia, ce l'hai tu! Oh, ma ti vergogno di queste cose! No. Se ne vada? Guardone, vattene! E mo vediamo chi la spunta, va bene? Va bene? Dai, dai, forza di chi, dai! Dai, che mo non c'è nessuno, forza! E questo è il punto? No, più su! Più su andava a becca all'osso! E che osso, pare il manubrio della bicicletta. E tu sei sempre esagerato. Ai dai, eccone un altro. Sembra che stia fallando i rabbi cancani. In che senso? Nel senso che se siete un dottore può far pure carcerare. Oh, ma guarda che qua mica stiamo dentro l'ospedale che ci stanno infermiere e suore che fanno. Questa poi è pure la prima che faccio io. E se vede pure. Vabbè, allora dove starebbe secondo lei l'errore? Dove sta? Tanto per cominciare, la posizione. Se gliela fai sulla chiappa destra, gli devi far sa pure la gamba destra. Se no, te far muscolo, te sencist e se gonfia la chiappa. Che gli succede la chiappa? Ah, signore, gli far bozzo. Gli diventa come la susina, così. Andiamo bene, proprio bene. Come la vuoi fare, col pizzico o senza pizzico? In che senso? No, perché col pizzico è così. Aio, oh. Ho capito, è meglio che la famo senza pizzico, se no tutte buchi pure al dito. Ma mo basta, questo mi sta terrorizzando, nonna. Ma chi ha cercato? Dammi lo strumento. Ma che sei matto con ste mani? Ma che stai scherzando? Ah, aspetta un attimo. Mimmo, è sì buono, figlio mio. Questa è il signore che c'ha competenza, non lo vedi? Competenza? Competenza di che? In camionista? Ma i camionisti sono bravi! Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo! E poi questo sai che ti dico stato soprattutto! E poi mi sono stupato, vabbè, fatti gli signori, dai! Oh! Che tu reggi la bottiglietta, così fai qualche cosa! Ma insomma, me la fa o non me la fa, signore? Ah, signore, è fatta! Gliel'ho fatta! T'ha fatto male? Ma se questo c'è la mano che è una piuma, ma che ha fatto male? A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è? Io la saluto, signore. Io vi ringrazio. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal prete. Sto mestiere non è un mestiere, è una galera. Madonna, ma come vi chiamate? Come mi chiamo? Mi chiamo del principe, signore. Ma davvero? Il principe? Io vi auguro buon viaggio, principe. Tante grazie De e tanti niente, auguri. Signor, è stato solo... Grazie, grazie tante. Oh, posso parlare adesso? Hai finito? Hai finito? Allora, basta con medici, medicine,
siringhe e principi. Adesso ci facciamo una tirata fino a Roma. Va bene? E che sarà mai una deviazione dei 5 chilometri? Ci abbiamo messo 20 minuti. 20 minuti? Sì. 50 minuti, ma che orologio c'è? Tutti là. Che c'è? Ci sono i morti. Se sono morti. E me? Ma insomma, dov'è che la dobbiamo trovare la tomba di questo? A madre lo amo, no? Ma il figlio di sta amica tua, come si chiamava? Ma non mi ricordo, riso, come un sorriso, come risaia, ma non vuol dire sorrisi. Riso, risalo, risale, che te devo dire? Risaia, risi. Sì, ma fammi risarburo. E dai, non scherzare, no, ma non mi dica che mi ha portato qua, non ti ricordi più il nome di questo. Qua ci stanno più di 6.000 morti, ma un morto lo troviamo così. Dai. Ma lo cerchiamo, no? Ma scusa. Ah, senti, fa una cosa. Tu vai di là, io passo di qua, appena la troviamo, se chiamiamo. Zitto. La troviamo. Mo' è diventata la donna. Ma la tomba, no? Ah, la tomba. Ma la tomba di chi? Del, come un sorriso, ma che ne sorriso? Nonna, nonna! Che può essere risaliti? Regalami un sorriso tu che passi. Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Poracci. Nonna! Nonna, c'è stata una che assomiglia tutto quanto a Nicolino. Uguale proprio. Mimmo! 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 Nonna, dove stai? Che hai trovata? Hai trovata? Sì? No, però guarda quanto è bella sta tomba mia. Nonna! Me ne devi fare una uguale quando muoio. Ma come ti vengono in mente certe cose? Quando muoio ne voglio una uguale a questa, mi. Senti, anzi, fammi un patto, eh? Io te lascio il casale di Palestrina, ma tu mi devi promettere che quando muoio mi fai una tomba uguale a questa. Guarda quanto è bella, mi piace tanto. Non ci penso per niente, non la voglio nemmeno guardare, perché a me non mi piace fare certi discorsi, va bene? Tu sei giovane, però, di nonna, non lo puoi capire. Io sì, io sono anziana, ci devo pensare a certe cose. Piantala! Ami, guarda che bella ragazza. Chissà di che sarà morta questa, ma, eh? Che te devo dire? Perché muoiono pure un sacco di giovani. Lo sai che là, per esempio, la piano un seppo dei bambini, così proprio? Corelli. Ti mettiamo un fiore? A sta ragazza? Sì. Mettiamogliene due, visto che ci stanno. Sì, mettiamogliene due. Bella, Sì. No, non sai che mi viene la curiosità a pensare? Per esempio, tutti questi qua, da vivi, chissà che facevano, no. Che mestiere facevano, eh? Mi viene la curiosità come a pensarci. Questo, per esempio, chissà che faceva nella vita. Avvocato. Che avvocato? Perché avvocato? Allora vedi che c'è scritto. Mettiamo un fiore pure a lui. Avvocato? Dai. Nonna, senti, ti posso dire una cosa? Mi sta bene l'idea. Secondo me, se ci stiamo una settimana qua, cerchiamo sto riso, sta risata, sto coso, non lo troveremo mai. Volevo fare una cosa? Tagliamo la testa al toro, volevo mettere i fiori un po' a tutti quanti, come via via? Sì. Scusi, che lei è di qua? Senta, che lei sappia, ci sta qua su una tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come mi viene da ride? Shhh, c'è poco da ridere. Non è questo!
De Riso Francesco. Ma De Riso non è vario, ma Francesco. Francesco pure. Guarda nonna, fermiamoci a questo perché tanto de meglio non lo troviamo. Va bene? Scontrino alla cassa, per favore. Un panino? E sono 1000 lire. Ecco. Ha smesso di piovere, va.
Evidentemente questa perturbazione c'è un'estensione ben maggiore di quella che aveva predetto ieri sera il colonnello dell'aeronautica. Molto più profonda. Vabbè, comunque sia. Allora, forza bambini, forza, ritorniamo un po' col giochino. Allora, chi vede prima un contadino, 5 punti. Chi vede prima un cavallo, 10 punti. Chi vede prima un campanile, 15 punti. Com'è la situazione? Io 70, Antoluca 20. E la mamma? Zero. Zero? Ma da su, un po' d'entusiasmo, no? È un giochino istruttivo soprattutto per i bambini, no? Un po' di carica, dai! Forza col contadino? Forza col campanile? Ehi, ma che succede qua? Che succede? Niente, mi pende tutta la macchina sulla destra. Mi raccomando, vai piano fuori. Andiamo piano sì, aspetta che adesso accosto. Porca miseria, ma questa è l'anteriore destra, eh. Anteriore destra, come voleva si dimostrare. Porco giudaccio infame. Vabbè, adesso comunque senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso ASCI? Magda, sveglia di tesoro! Ma Furio, per una gomma? Magda, è un nostro diritto chiamare, un loro dovere arrivare. D'accordo? Anto Giulio, passa un po' il binocolo a papà. Una è qua, l'altra è là. Sembrerebbero tutte e due equidistanti. Tuttavia, se si considera che da qua c'è una leggera salita, qua scende leggermente in declivio, forse da qua guadagno 3-4 metri. Aggiudicato! Allora, Magda, fammi una cortesia intanto. Piazzami il triangolo d'emergenza a circa 13-14 metri da qua, d'accordo? Al lavoro, forza! Due, tre, 10, 20, 100, 1000. Ma basta. Serve aiuto, signore? No, grazie. Non c'è bisogno. Mio marito è già andato a chiamare l'ACI. Ma cos'è, una gomma? Sì. E chiama l'ACI per una gomma? Ma gliela rimetto io in 30 secondi. Ma guardi, è meglio di no. Non si disturbi, nessun per disturbo. Piacere. No, ma cosa ti dico, mio ciao, marito? Ciao, bambini! Adesso? Non si disturbi, sia gentile. Ah, no, no. La prego. Non si preoccupi, ci vuole un istante. Oh, ah, eccola qua. Mettiamo qui. Ma cosa ti dico mio marito adesso quando arrivo? Eh beh, gli dice che è un signore molto gentile, l'ha vista in difficoltà e allora si è fermato e le ha fatto questo omaggio. Anche questa è fatta. Ecco fatto. Ha visto che è stata una sciocchezza? Mi spiace, si è sporcato tutto. Dispiace più a me che non posso darle la mano per presentarmi. Comunque mi chiamo Raul. Le prendo un po' d'acqua? Grazie, Magda. Come lo sa il mio nome? Credo di sapere già abbastanza di lei. No, non si spaventi. È che l'ho sentita chiamare da suo marito, però... Posso? Permette? Mi dia la mano. Lei non è una donna felice, vero? Ma cosa dice? Comunque la ringrazio molto. Me ne vado. Tanto la strada è lunga, ci rincontreremo, no? Ma che fa? Mi cammina sul cerchione? Ma che è, pazza? Fermati, fermati. Ma chi sei, pazza? Ma cosa da pazzo?
e tu gli devi dire no grazie. O al limite aspetti che torni prima mio marito. Ma Furio, ma io gliel'ho detto. Ma lui ha insistito tanto, è stato talmente cortese. E poi non capisco, ma che male c'è? Che male c'è? Te lo spiego subito che male c'è, immediatamente. Che mi fai fare una figura barbina con quelli dell'ACI. Oh, ma chi divento io, l'uomo che gridava al lupo al lupo? Abbi pazienza, Marta! Furio, ma perché non ce ne andiamo? Cosa ne sanno chi è stato a chiamare? Brava! Continuiamo sempre a ragionare come fai te, così l'Italia andrà sempre di più a rodo. Che guaio che hai combinato, Magda, che guaio! Adesso io che gli racconto a questo? Cosa fai, Furio? Rimetti la gomma bucata. Ma per forza, Magda, è l'unica soluzione. Ne sai trovare un'altra? Non la troverai mai. Vai! Non ce la faccio più! Il bel colpo. Tu l'hai avuta la te, ora tu la vai a ripigliare. Vai, pedala, vai. Allora, vai, vai. Dai, ora vai. Scusi, mi ha ordinato 5 polpette. Io 5 glielo ho date. Apri la bocca! T'ho detto, apri la bocca! Apri la bocca! Ah, che schifo, chiudi! C'è il colesterolo! Mi pare di mangiare dentro la corsia di un ospedale. Cioè, vuoi tornare dentro l'ospedale? Perché se ci vuoi tornare ti mangi la roba mia, ecco qua. Pazienza ci vuoi con te, mamma mia. Ah. Scusate, che ci possiamo mettere qua? Non è tanto per me, è per mia nonna che è anziana, c'ha tutti gli adici urici nei gatti. La vuoi smettere di ricordare tutti i malanni mia gente, per piacere? Che andate a votare pure voi? Scusate, se mi fai un po' la savata. Mi sa che questi sono stranieri. Noi, ruschi. Da ruschi. No, altro che stranieri, stranierissimi. Ma per chi votate? Questo è il mio primo paese, un po' è un paese di quelli comunisti. Io pure voto per i comunisti. Ma che poi i comunisti? No? Comunista. È un'altra cosa, è tutto un altro discorso. Poi vi spiego, un discorso lungo. Lo sapete voi per chi vota? Il voto è segreto! Oh, e poi che ne sai te per chi voto? Lo so io per chi voti te! Ma che sai? Sai! Пожалуйста, стакан пива. No! Mi nipote è un gran rompicoglioni, glielo traduca. Voglio proprio vedere come glielo traduce. Voglio proprio vedere come no. Non mi rascali. Mimmo, lo sai a chi assomiglia sto signore? A quel soldato tedesco che nell'aprile del 1945 si presentò a casa perché doveva scappare e allora si spogliò da divisa e tu gli hai dato il vestito del nonno. E buonanotte secca. Ma mai è possibile che tutti i stranieri che vedi non per forza assomigliare a quel soldato tedesco? Basta con questo soldato tedesco!
Noi partiamo. La Svidania. Un momento, signori. Se voi venite a Roma, perché non ci venite a trovare? Mimmo, dai l'indirizzo col numero del telefono. Così magari la signorina la porta a vedere un po' Roma. Sì, mo questa mi telefona, esce con me. Ma sta scherzando. E perché lo vedi la signorina che sorride? Eh? Signorina, è vero che gli telefona? Eh? Guarda che bel viso che c'ha, Mimmo. Guarda. Eh? Ma ti piace? Guardala. E la sto a guardare. Ma ti piace? Mi piace. No, perché gli dai il numero del telefono? E dammo io il numero del telefono. Ciao. Grazie. Ciao. 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 C'hai la pressione alta! Famigliola, un attimo di silenzio. Allora vi comunico che in questo istante la macchina ha percorso 650 chilometri. Il suo rodaggio è terminato. Bambini, vogliamo dare la prima scassata alla macchina? Sì, dai. Vogliamo? Eh? Vogliamo dare una lezione a quel bestione là davanti che fra l'altro di domenica non potrebbe neanche circolare? Eh? Furio. Sì, dai. Piano. Ma che ti prego. Dai. Pronti, eh? Sembra i padroni della strada, vediamo chi la spunta. No, frena, rallenta. Ti prego, Magda, non intrometterti perché ho la perfetta padronanza del mezzo. Ci viene addosso. Ma chi t'ha dato? Ma li mortacci, uomo, dai la strada. Ma chi t'ha dato la patente? A quell'uomo? Non parla più, ma allora è morto. Com'è morta, signor? Questo non parla più. Questo è morto per davvero. Io non c'entro niente. Fa tagliare la strada. Mi si è messo da traverso. Oh, tu sei stato testimone. E lui che mi ha venuto addosso. E mi si è messo da traverso. Io non c'entro niente. I mortacci sua. Tu l'hai vista come è andata. Ma dove è sempre. Sto carnuto. Era nuova. Giovanni! Ho paura che mi è morto! Come morto? È morto! Ma no, non è morto, è soltanto svenuto. Su, mi creda. Gli ho sentito il polso irregolare. Non si preoccupi, Magda. Non preoccuparti, eh? Allora, no, guardi, caro dottore, le dico subito che non mi faccio iniettare un liquido del quale non conosco la composizione, per carità, eh. State fermi. No, perché per quel che riguarda i farmaci, no. Una volta si ferì con un ferro arrugginito. Vollero per forza fargli un'antitetanica, ma niente, il risultato fu che ebbe uno shock terribile. Lei è la moglie? Sì. Allora guardi, dai primi esami non risulta niente di preoccupante. Gli ho messo 4 punti in fronte. Soltanto suo marito si trova in uno stato di shock confusionale. Parla. È un olocorrea continua, è inarrestabile. Adesso gli ho fatto un'iniezione calmante. Ma guardi, dottore, che lui è sempre così. È il suo stato normale. È fatto così? E io sono stato con lui per meno d'un'ora e... Signora, mi scusi, ma non ce la faccio più. E lo dici a me? Però, francamente, non lo posso neppure dimettere. Devo fargli delle lastre. Lo devo trattenere per almeno 12 ore. Dottore, ma lui lo sa? Lo sa. Ha fatto il diavolo a 4 quando gliel'ho detto. Prima volevo una camera con 4 letti per voi. Poi voleva far dormire i bambini nella lettiga. E poi voleva far dormire lei con una suora. Ma suo marito è un nevrotico ansioso di quelli che... Signora, bisognerà seguirlo seriamente, eh? Allora, signori,
Noi con i verbali abbiamo finito. Le automobili sono già pronte all'officina qui dietro la piazza. Dunque, tre possono ripartire anche subito. Sono una è la sua, una è la sua e la terza è un Volkswagen azzurro. Ah, quella è mia. Ma è la mia? La sua, mia cara signora, è un po' un problema, sa? Perché? Perché minimo minimo, fino a domani mattina non c'è sta niente da fare. Pazienza, tanto anche il marito fino a domattina. Senta, ma per dormire con i bambini c'è una pensione, qualcosa? Ah sì, c'è un albergo qui alla fine della salita. Ah. Se vuole, possiamo trovare qualcuno che l'accompagni. Ma no, l'accompagno io, signora, se permette. No, guardi, non si disturbi. Nessun disturbo, si figuri. Avevo proprio pensato di dormire in quell'hotel. Ma la prego. Perché anch'io mi trovo in un grave stato confusionale. Bambini, su, andiamo. Su, andiamo. Sì, sì, certo. Forza. Andiamo, bambini, su, che la pappa è pronta. Su, andiamo, prego. Prego, prego. Ecco. Sera. Buonasera. Una matrimoniale con due lettini aggiunti. No, per carità, il signore sta per conto suo. Mi dia il bambino. Una matrimoniale con un lettino aggiunto, noi tre. Stiamo bene noi tre. Per favore, mi favorisca i documenti. Sì. Ennio! Ennio! Accompagna la signora alla 10. Questi? Sì, ben gentile. Oh, ce l'hai una camera libera vicino al 10, eh? Si può vedere. E vedi? Resisti, nonna! Scusate, che c'è da un gabinetto? Un è per me, per mia nonna, una cosa urgentissima. Là, di fronte. Dai, forza, dai, dai, che ci siamo. Dai, resisti, resisti. Dai. Aspetta, però mi sa che questo è dei fumatori. Ma che me frega a me dei fumatori, sì? Ti chiudo a chiavi, capito? È da 15 chilometri che c'ha sto corri-corri. D'altro canto ci ho pazienza con anziani, perché non è che c'hanno la resistenza dei noi giovani, capito? Cioè, è diverso, capito? Per quanto io pure una volta sul pullman della Dispoli stavo a combinare proprio una cosa, che pelo pelo sono arrivato. Però lo sai perché sei ridotta così? Lo sapete perché sei ridotta così? Perché come i bambini, come da una cosa che gli piace, no? Se la prende e se la mette in bocca, tutto mangia, è terribile proprio. Tagliamo la testa a toro. Oh! Quanto costa una stanza? Perché a me quasi quasi mi conviene veramente farla dormire qua stasera. E tanto per votare c'è tempo fino a domani, no? 28.000 lire. Mimmo, Mimmo! Mimmo, Dio! Oddio, che gli sta succedendo? Oh, la prendo, va bene, la prendo. Oddio, nonna! Che c'hai? Nonna? 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 Nonna! Ah! Basta con sti scherzi, oh! Io li viaggio con te, non li voglio fare più, manco per un milione, va bene? E poi qui apri, che famo brutta figura, famo! Ma che ce frega a lui? Che ce frega? Sì, ma che ce frega? Ma che stai a scherzare, stai? Anton Giulio. A Don Luca. Mamma, ma papà ci deve stare ancora molto all'ospedale. Ma che? No, domani è già fuori. Sì? Ma cos'è che vuole? Ma mi lasci in pace? Non posso. Basta, se ne vadi! Ma perché non mette a letto i bambini e viene a cena con me? No. Conosco un ristorantino da queste parti, niente male. E poi vorrei raccontarle la storia della mia vita. È molto interessante, sai, tre continenti. No, guardi, non mi interessa. Come non le interessa? Almeno scendiamo giù al bar a prendere un drink. Vieni. No! Chi era, mamma? Nessuno. Era il portiere. Ah!
Nonna, te dico soltanto una cosa, eh. 28.000 lire, te dico solo questo. Ah, chi mi rialza mo da qua? Va bene? Oh, allora, va. Qua c'è il letto, là c'è sta il bagno, là c'è sta la finestra con l'aria, mo ti riposi e fino a domani stai calma. Ma quando si magna? Se magna? Ma che stai a scherzare? Tu guarda che fino a domani mattina dentro quella boccaccia ci metti niente, manco un bicchiere d'acqua, va bene? Forza, dai, tirate su, che ti aiuto a spogliarti, dai. Oh, mamma mia, bella. Fagottone sei. Dai, su. Oddio, nonna. Cos'è che ti facevo molto più grassissima? Ti sei contro tutte le vertebre qua. Oddio, a me me l'hai messo vestito che mi sto di passare una mille e una notte con me? No, 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 ma manco mezza. Perché non ti piaccio? E lascia, sono già impegnato stasera. Oh, la madre di famiglia, eh?
Tanto lo sai con quella va in viaggio. Ah. Su, non mi far andare sull'autostrada anche stanotte, non ci ho voglia. Dai, bella, smettila, per favore. Oh, meno male che sei ripartito. A te tre volte è andata. Pensa un po' che andavo incontro. Ma comunque si è addormentata. Scusi, che se vuoi un panino? No, no. Bicchiere a te caldo? C'ho la macchina spenta. Ah. Freddo! Piano. Freddo. Adesso vediamo. I don't want to be a fool. Zitto! Oh, my God! C'è gente che dorme, vada fuori a cantare. Porca miseria, tutte le sere sto rompi coglioni. E brioche col cielo fa. Oh, meglio che niente. Perché non vai a rimorchiante quello lì? Quello? Ah. Ma non lo vedi che cena con una brioche, eh? Beh, ma che ne sai io? Magari la vecchia c'ha i soldi. Muoviti, fallo ballare. Dai. E dai. Permette? Aspetta. Zacchete. Grazie. Lo sa perché da parte mia la linguetta non si vedeva. Caldo oggi, eh? Mica tanto, stamattina a Vicenza c'era un'aria abbastanza fresca. Ma lei viene da Vicenza? Sì. Che a Vicenza è quella dell'arena, no? Credo. Duro questo. Lei non sa spiegare una donna, eh? Come? Io non c'ho niente da fare, io con sti cielo ma proprio sono negato, eh? Sì, sì, sì. Signore, la voglio un citofono. A me? Sì, signore. Sì? Mi scusi se la disturbo, ma sono le 11 passate. I bambini si sono appena addormentati. Se lei continua a suonare, me li sveglia. E poi vorrei dormire anch'io. Non riesce a prendere sonno, eh? No. Quassù la musica si sente fortissima. La prego, smetta di suonare. Specialmente quella canzone. Perché? Perché sì. Voglio parlare. Insegno io. Su. No, ma vedi, fosse ancora, cioè, un ballo di oggi, vabbè, ma io sti lenti, sti lisci, sono negato, so. Vabbè, però staccati, Se no finisco tutto e due per terra, Mi sento di legno. Non sei di legno. Balla, balla. Non sono capace. Capito che era una serenata per lei. Mommy. Magda. No, la prego. Mi fa impazzire. Mi lasci. Mi fa impazzire. Mi lasci, ci sono i bambini. Mi lasci. I bambini di notte non hanno occhi. No, no. Mi lasci, mi lasci!
lasci! Magda mia! Mi lasci! No! Ma cosa fai, matto? Mi lasci! Magda! Non mi lasci! Signora, la voglio al telefono! C'è suo marito! Ma basta, là! Ti aspetto in camera mia! Al numero 7! Pronto, Furio? Come stai? Come vuoi che stia, Magda? Come un torso di broccolo. Come devo stare? Senti, ascoltami bene, voi come state? State tutti bene? Sì. Vi siete piazzati bene là all'albergo? Sì. Senti, i bambini che fanno? Dormono? Sì. Perfetto, perfetto. Ti hanno fatto altre analisi? Sì, ma roba da poco, Magda, roba da poco, perché, ringraziando Dio, tuo marito ha fatto quei dubbi d'acciaio. Piuttosto, ma sai che cosa è venuto fuori dalle lastre? Una cosa che è dell'incredibile. Lo sai che è venuto fuori? Che lo spessore del mio perone è molto, molto, molto più grande di quello della tibia. Uno spessore abnorme. E vedi, questo d'altro canto ti sta a dimostrare proprio il grossissimo vantaggio che è il latte materno rispetto a quello artificiale. Quindi proprio le teorie di Nino erano proprio delle grossissime baggianate. Sicuro che i bambini dormono? Sì. Tu stavi dormendo? No. Mi pensavi? Sì. Senti, ah, tesoro, fai una cosa. Domani, quando esci dall'albergo, mi raccomando, fatti fare la fattura con l'IVA, D'accordo? Ah, l'hai preso il codice fiscale? Sì. Allora, Magda, tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Un bacio ai pupi, D'accordo? Mia, mia, mia. Buonanotte. Ti senti qui stesso, Senta, che gli posso fare una domanda? Mm-hmm. Ma lei che lavoro fa? Io? Io sarei maestra. Ma certo, con quello che guadagnano gli insegnanti oggi, io sono sempre in cerca di gente nuova, di conoscenze. Magari per arrotondare un po'. Tu mi capisci? Lo sai che noi a casa ci abbiamo una conoscenza, no? Cioè, è un nostro amico, no? Simpaticissimo, no? Che sta provveditorato. Si chiama Avvocato Gunzo. Questo qua, pur di aiutare una persona, si ammazzerebbe, guarda. Dopo, scusa, vogliamo fare una cosa? Dopo ci facciamo dare un pezzo di carta con una penna, no? Tu mi segni tutto il tuo curriculum, no? Tutto quanto, mi segni il nome, il cognome, quello che sai fa e quello che potresti fare, e tutto quanto. Ma io so fare tutto. Faccio tutto. Io mi sento tanto sola. Sì. Specialmente la sera quando devo andare a letto. Non mi decido mai. Mi piacerebbe sempre avere qualcuno. Un po' di calore umano. Anche tu, scusa, come fai ad andare a letto da solo? Di... Non pagheresti una cifra per avere qualcuno accanto? Io pagherei per una vera. C'ho mio nonno in camera che russa. Ma io non russo. In che senso? Scusa, ma se ti senti tanto sola, no? Con tutta sta depressione, allora ti faccio compagnia io. Sì? Andiamo? Andiamo? Andiamo.
Andiamo. Ma dove vuoi andare? Andiamo a fare due passi per Vieto, scusa. Dopo. Scusa, perlomeno poi se trovo una farmacia aperta faccio pure in tempo a comprare sto bimiri qua per... Dopo. Per mia nonna. Perché se continuiamo veramente con sto coricori va a finire che andiamo a votare i prossimi, fra 4 anni. No, solo Olimpiadi che si fanno ogni 4 anni. Senti, a quest'ora le farmacie sono tutte chiuse. Ce l'ho io il bimerino in camera mia, vieni? Ma perché? Che pure dice a coricori? Belli sti vestiti. Di chi so? L'albergo era di una principessa, su, deve vieni. Deve essere stata una nobile. Entra. Ma chi ci sta qua? Pure il cucinotto. La televisione. Ma te ci abiti proprio qua? Uh-huh. Ah, per forza che non ti basta lo stipendio. Certo abita dentro un albergo. Per me è più pratico. I vescetti! Nonna! Ho visto una cosa che mi ha fatto tanta paura. Ma insognaccio, mi dormi su, da retta al nonno. Sì, insognaccio. Una signorina, no? Che dice che fa maestra, no? Così, proprio dei punti in bianco, no? Si è presentata tutta nuda, no? Con tutto il coso delle donne di fuori, tutto il sotto delle donne di fuori, no? C'aveva come un bosco nero, no? Come un triangolo. Sembrava proprio come se ci fosse dei mutanti, però pure arte come mutanti. Ma ti ho detto che insognaccio, Mimì. E sì, buono, dormi, su. Ma forse erano mutanti. Già che se troviamo vicino a Orvieto non famo un salto al Duomo? Un salto? Eh. Ma che te vuoi saltare con quei gambi? Basta buona, va, così te metti a cenne 50 ceri e ci stiamo 3 ore. Ma che 3 ore, sì? Sì, nonna, come se te conoscessi a te, dai. Andiamo, va, comunista sali, perché questi ultimi 100 chilometri se dovremo fallisci come l'olio, va bene? Dai. Oddio, chi è? Mamma mia, ma chi è? Ma signore, io ieri ho fatto l'iniezione. Oggi mi devi ricambiare piacere. Mi dovete portare a Roma di corsa. Ma che v'è successo? Ma signore, il principe sta rovinato. Per fortuna ho riconosciuto la macchina. Solo voi mi potete salvare. Salvare? Salvare da che? In che senso? Tu sta zitto, monta in macchina e sbrigati. Oddio, nonna, dai, monta. Tutto a me mi devo capitare. Dai, muovete. Tutto a me, oh! Basta io però con sti viaggi! Io posso essere vostra madre, voi sapete che nella vita non viste tante di cose. Ma che vi è capitato? Sono ricercato, ci ho morto sulla coscienza. Mm.
Scusa, Magda, ma come stai tenendo le mani sul volante? Perché, Furio? A tesoro mio, le mani sul volante vanno messe alle 10 e 15. Questa è la posizione ideale. Tu le stai tenendo alle 6.25. Pericolosissimo, gli americani guidano alle 6.25 e infatti muoiono come mosche. Stai più sulla destra, Magda. Un pochino meno di acceleratore. Un pochino meno. Un pochino meno. Ecco. Rallenta, Magda. Ecco, questa è la cretineria degli italiani. Tu vedrai se fra un chilometro non troveremo una frittata. Ma che cosa dici, Furio? Va bene, scusa, come l'ho detto, eh? Sei ancora un po' nervosa, no, per quello che è successo, eh? Pure te c'hai ragione, tesoro mio, non ti preoccupare. Adesso andiamo calmi, tranquilli a casa, eh? Tanto nessuno ci corre dietro. Proprio nessuno. Senti, vogliamo vedere un po' di fare il programmino per il dopo voto, eh? Allora, io direi innanzitutto, per cominciare, operazione strudel, la mamma ne va pazza. Con lo strudel andiamo là a pranzo, rimaniamo fino alle 3.25-3.30 grosso modo, poi direi di fare un salto dallo zio Piero. Dallo zio Piero consiglierei una visita anche a Nino, dove c'è Clara e Michele e Marcellino, d'accordo? Dopodiché io direi di mettere a votazione queste due soluzioni. O andiamo a vedere la Fiera di Roma o andiamo al Foro Romano. Aperta la votazione, io m'astengo. Foro Romano. La Fiera di Roma, sì, sì, è più bella, andiamo alla Fiera di Roma, dai! Fiera di Roma, bambini, aggiudicata la Fiera di Roma. Oddio, la polizia, mannaggia! Sta buono che non è niente. Ma come non è niente? Nonna, se cercano questo, famolo scendere, no? T'ho detto che non è niente, cammina. Che al 99% non cercano manca a me un controllo regolare. Sì, e se capita l'altro 1%? T'ho detto da staccarmi con tranquillità, vai! State tranquillo, sor principe, che poi ci penso io. Dovete sapere che io in tempo di guerra ho salvato la vita... Soldato tedesco! Basta con sto soldato tedesco, nonna! 4.000. Mo che gli dico io? Arrivederci. Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti. Oddio. Oddio, scusi. Scusi. Non fatta apposta, scusi. Buongiorno. Buongiorno. Libretto e patente, prego. Libretto e... patente. Patente, sì, sì. Il libretto starà qua. Questo è il libretto. Ma patente... Ecco qua. Questo è il mio figlio, eh? Io sono suo nipote. Allora lui è suo padre. Mi padre è questo? Ma che stai scherzando, stai? Ma allora è suo zio. È mio zio? Ma io non c'è questo, oddio, mi sta scoppiando il cervello. Guarda, mamma, guarda, confessiamo tutto, non ce la faccio più, guarda, lasciami perdere. Questo è il mio figlio. Sto figlio mio ieri ha mangiato, ha bevuto, ha dormito sempre con me. Questo c'ha un alibi di ferro che non finisce mai. Senta, può scendere? A me? Venga. Vede, se mi fa parlare, chi spiega che c'era che stanno a farsi domatti? Mi favorisca i documenti. Io documento? A maresciallo, veramente i documenti mi hanno rubati. Innanzitutto non sono maresciallo. E lei accosti, per favore. Lei venga con me. Aspetta. Brigadiere. Sta buono. Brigadiere. Stai a far fare un traccio, aspetta, no? Che sta da retta sto stronzo a quella? Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione. Io ho fatto pure l'iniezione. A stronzo, sei contento che mi ha fatto pure carcerà? Ma un favore, mi ha fatto carcerà! A un favore, a un favore! È proprio vero, c'ha proprio una faccia da stronzo che non finisce mai. Oh, meta, dolce meta, finalmente ti abbiamo raggiunto. Ah, già, però adesso nasce un problema. Ma che problema, Furio? Finalmente adesso possiamo andare dentro a votare, ne? Già, e i bambini? Non essendo opportuno portarli dentro, con chi li lasciamo? Dove li lasciamo? Eh? E allora andiamo a votare uno alla volta, là. Già, 10 e lode alla mamma. Mi sembra la soluzione migliore. Allora, senti, facciamo una cosa. Vado io a votare e tu rimani qua con i bambini. Io torno, resto io con i bambini, vai a votare tu, eh? Mi sembra che tutto quanto guardi nel migliore dei modi, d'accordo? Senti, allora, il certificato elettorale già ce l'hai. Per chi votare già lo sai. Mi raccomando, le preferenze che sono il 4, il 16 e il 44. Mi sembra che tutto, eh? Tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca? A fra poco, cara.
mattina 2. Ecco qua. Avvocato Zoccano Furio. Zoccano, signor Presidente, Zoccano. Ah, signor Presidente, se mi permette, vorrei far presente a lei e ai signori scrutatori una cosa poco piacevole di cui forse non sono a conoscenza. Che è successo? Niente, è successo che sulla parete della cabina numero 1, dove poc'anzi ho votato, c'è un disegno di un'oscenità sconvolgente. Il mio dovere era quello di informarvi. Tutto qua, arrivederci. Vado a vedere io. Venga, signor Presidente, meglio vedere. No, signora, mi spiace, lei no. Signora, guardi, lei. Perché, scusi, perché a me no? Non può vedere, signora. Ma perché lei dice che non posso. Se proprio vuol vedere, allora passa. Ma certo che lo devo vedere, eh. Roba da morti. Dove ci siamo? Signore mio, scusate, mi dispiace per voi. Ha visto però. Senti, ci vuole qualcuno che ci penso io, signor Presidente, adesso provo io col fazzoletto. Scusate, signora. Va bene. L'Italia di oggi. Scusate, ma la mamma dove è andata? È andata via. Come è andata via dove? Non lo so, ci ha baciato e è andata via. Ma come, andate a votare trascredendo a tutto quello che avevamo deciso lasciandovi solo in macchina? Ma è roba da pazzi. Forza, scendiamo un po', a vedere. Scusate, ma Ghiglioni Magda in Zoccano è qui, è venuta a votare. Un attimo che controllo. Grazie. No, non ha ancora votato. Grazie. Ma è possibile che non mi ha detto niente? No! Adesso la mamma si è volatilizzata. Magda? Magda! 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 Oh, meno male, se non mi rivolgi più a parola mi fa un piacere, mi fai. Ah, ma voglio proprio far due risate quando devi fare le scale. Senza di me come sali? È qui? De sopra, primo piano. A giorno, che mi accompagni che non gliela faccio a fare le scale? Siccome ho litigato con mio nipote e non gli voglio dare la soddisfazione di farmi accompagnare, mo guarda come si arrabbia, eh. Io lo faccio la mia, scusi, guardi che se gli sta raccontando la strada il camionista che hanno arrestato per colpa mia, non gli è di aletta, capito? Perché la colpa è sua, che fa amicizia con tutti, cani, porci, ladri, tutti. Non gli sto a raccontare del camionista, io sto a dire che razza dei nipote che c'ho, grande, grosso e fregnoni, che scambia la sorca per un par di mutanni. Pure questo le stai raccontando? Pensi, allora con me è chiuso, va bene, non ti dico più niente, va bene? Oddio, non mi sento tanto bene. Leggimi un po' la borsa. Che c'hai? Parla con me. Mo va meglio. Ma allora... Grazie, Giovano, prima, grazie tante. C'è scritto tutto. Cabina 2, signora. Grazie. Cabina 1. T'hanno detto, cabina numero 2, questa è la mia. Alla 2 la accedi. No, ce l'hai te, ce l'hai. No, ce l'hai te, alla 2 io ce l'ho. Ma perché non ce l'hanno detto? Perché ce l'hai andata. Scusi, Presidente, che cabina gliela dà questa qua? Va bene, lo stesso, una qualsiasi. Ma come lo stesso? Fantastico. C'è niente da fare, c'è sempre ragione lei, sempre, oh, è destino, eh. Lo sai che te dico? Che il casale di Palestrina non te lo lascio più, te lo puoi pure scordare. Mi fa un piacere, perché tanto è pieno di topi. Silenzio. Ecco, glielo dica un po' lei.
Senta, che posso andare a vedere che sta a combinare? Perché siccome non ci vede, mi sa che sta a combinare un guaio. Non esiste proprio. Sono il nipote. La posso chiamare? Questa è una che fa i scherzi, sa? Sapessi quello che mi combina a me. Signora? Scherza. Signora? Un po' sempre. Senta, dovrebbe venire anche lei. Era il nipote, vero? Lo so, un nipote. Scusi, ma che per caso dice Mimo, Dio, Dio, Dio? Perché questo è uno che fa i scherzi, eh? No, non dice proprio niente. Venga. Come non dice venga, niente? Venga. Nonna! Nonna! Qualcuno chiami il 113. Nonna! Mannaggia! Ma come sarà io un minuto fa? Ma che se muore così senza me il tempo e fa pace? Nonna! Allora che si fa con questo voto? La scheda è la sempre aperta. Scusi il signor Cenci. Ecco qua. Siccome l'abbiamo visto, il voto è nullo. No, lei annulla questa scheda soltanto perché sa che voto c'è. Io non ho nessun interesse. Io sono qui solo per garantire il rispetto della legge. Guardi, lei sostiene che questa era mezza aperta. Io sostengo che era mezza chiusa, quindi il voto è valido. Lei dice questo perché è in malafede. Certo. E allora consultiamo il codice, va bene? Va bene, consulti quello che gli pare. Qui il voto è valido. Sempre in malafede. Ma siete sempre in malafede. Perché siete sempre in malafede. È uguale, sempre, sempre. Così non si riesce mai. Ma va quel paese, vai! Voi siete zitti! Voi siete stati zitti! Mia nonna è morta! È morto sul serio! Mannaggia! Cabina 1. Soltanto una cosa, c'è da io non ho il cermale, mi c'è un buccio di cui vi siete voi. Va bene, ho detto un io c'è da e parte del cermale, quello c'è da è rimasto un prendere, c'è da cosa, alla radio qui cassetta, vieni a fare, io ne parlo una cosa, a riprendere la ragione, a riuscire tutte quante cose, c'è da una cosa, tutte quante, e porto, a fare pure questo. Io riprendo la macchina, c'è da tutte quante cose, e c'è da una ragione, quando ci vuoi tutte quante cose, no? Io arrivo di cose, tutte quante là c'è dei pacchi, pacchetti di supermercato, per niente, fate quello che c'è da quando c'è da tutte. Arriva il giorno, io non ho il piede, arriva le cose, io non ho, usa di andare eccetera, vabbè, un parapresso, io ricordo che ti dice che stavo, io non lo parla lì. A poi passiamo io dico, che invece altri già puoi fare, io non dicevo, non ho disgraziato, che non ti volevo dire niente, no? Allora ci potete guai, ci sono tutti, no, io sono stato fortunato, eccetera, allora mi siccome non mi potete fare niente, eccetera. Sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a piedi tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Do 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 do